ragazzi, buongiorno e bentornati sul mio canale. Like, iscrizione e commento importante. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di quello che dico e mi fate anche sapere cosa ne pensate voi trascrivendolo qui sotto. Lasciate like, andiamo avanti. Comunicato della Sud. Ragazzi, la Sud non si tocca, per me non si tocca assolutamente. Quindi chi parla no, perché no, loro non devono dire chi deve andare allo stadio. Ragazzi, queste sono tutte stronzate, perché? Vi spiego perché. Se la Sud fa questo comunicato di non supportare, ma non la squadra, ragazzi, non i giocatori, non i calciatori, ma la società, lo volete capire che siamo in un momento importantissimo? Lo volete capire o no? Abbiamo una squadra forte, forte. Se la società acquisisce altri 2-3 giocatori di livello, io parlo di 2-3 giocatori di livello importante, non giocatori giovani, ragazzi, giocatori affermati, bisogna cacciare il grano. 2-3 giocatori affermati, forti, affermati, e qualche calciatore che poi va a infoltire la rosa. Ragazzi, la curva questo vuole far capire a voi tifosi che non riuscite a farlo. Dovete capire che fa il comunicato per questo motivo qui. Siamo in un momento importantissimo, la squadra è forte, mancano pochi tasselli per arrivare a un livello più alto in Europa, in un campionato. Ragazzi, i calciatori, la Sud non nominano mai i calciatori, sono stati sempre con i calciatori, anche nelle sconfitte. Quindi datevi una svegliata, perché loro stanno contestando la società e io gli do ragione, ragazzi, perché la AC Milan parla nelle TV con Furlani, con Scaroni. Ragazzi, non va bene, non va bene. Nella Cimina regna confusione assoluta a livello di organigramma di chi parla di calcio. Al Milan chi parla di calcio non c'è, non c'è. Furlani, ogni volta che lo intervistano, dice: non mi fate domande tecniche, tattiche, dovete parlare con Moncada e Ibra. Ma se in Moncada e Ibra non parlano, ragazzi, ma che ci stanno prendendo in giro? Ma abbiate pazienza, ma qui c'è qualcuno che ci prende in giro. Società di livello importante, hanno dei direttori sportivi con le palle che ci mettono la faccia, come faceva Maldini, che quando perdeva andava a parlare. No, che contro la Roma hanno mandato Gabbia a parlare. Siamo alla follia. Nessuno tocca i calciatori, nessuno tocca il mister. Pioli è un grandissimo allenatore, ma purtroppo qui ormai lui è scarico e ha scaricato anche i giocatori, quindi non può dare più niente. La Sud si lamenta, certo, Lopetegui, ragazzi, siamo in un momento, ripeto, importante. Bisogna prendere l'allenatore con le palle, i nomi sono due, non ve li faccio perché non voglio polemiche. Gli allenatori sono due che la AC Milan può prendere, il resto non serve a nulla. E la Sud fa bene a farsi sentire. Ragazzi, ci manca poco, poco per fare uno step superiore. La squadra è fortissima, ve lo ripeto. Ci serve un terzino destro, un paio di mediani a centrocampo, una punta e un altro difensore di livello, di livello. Il nostro centrocampo è fuori di testa, anche col modo di giocare di Pioli. Scusa, ve lo ripeto un'altra volta, ma questo centrocampo con cui abbiamo giocato quest'anno è stata follia. Tutte mezzali, c'era solo Bennasera, ma basta, parliamo di altro, parliamo di futuro. Ragazzi, ma senza la Sud sugli spalti si sentirebbero solo i venditori di patatine e di caffè Borghetti. Ma di che cosa state parlando? State andando contro la Sud, i modi, i comunicati non si fanno prima. Ragazzi, diamoci una svegliata un po' tutti quanti. La Sud non è contro la squadra, la Sud non è contro l'allenatore, la Sud è contro la società e fa bene, fa bene. Devono fare chiarezza, devono prendere un allenatore con le palle, non Lopetegui, Fonseca, De Zerbi. Lo posso pure lasciar passare per come vedo io calcio. Fonseca, ragazzi, tedesco, si può fargli oggi. Ma di che cazzo stiamo parlando? Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Oh, guarda qua, questi siamo noi. Questi siamo, ok che non siamo quelli
di 25 anni fa. Va bene che non abbiamo più quella forza economica, quei giocatori, così dirà. Va bene, ma è sempre questo che rappresentiamo, ragazzi. La Sud fa bene a fare questi comunicati, perché la società deve essere chiara e noi li aspettiamo al varco. Ma non è una minaccia, ragazzi. L'organigramma a livello societario del Milan è una grandissima confusione. Mandano Furlani e Scaroni a parlare di calcio e poi fai danni, Scaroni. Furlani, pure. Scaroni, fai danni, Moncada Ibrahimovic, dove sta? Chi parla di calcio al Milan? Direttori sportivi ci vogliono, i direttori sportivi dove sono? Noi non abbiamo un direttore sportivo. Hanno nominato D'Ottavio, che ha solo potere di firma, perché Moncada non è il patentino. Ragazzi, qui ci serve gente che capisce di calcio. Chi l'allestisce la squadra per l'anno prossimo? Chiarezza, lo allestisce Ibrahimovic, chiarezza. Vieni a parlare Ibrahimovic, a dirci qualcosa. Non voglio vedere più Furlani che viene in TV a parlare di calcio. Voglio gente in società competente. Non ne posso più, ragazzi, non ne posso più. Questo non doveva essere un video sfogo. Perché io Pioli sono innamorato di Pioli, dei giocatori, ma io la società voglio vedere i risultati. Non mi interessa solo che, ma l'anno scorso abbiamo speso 120-130 milioni. Non mi interessa questo. Voglio gente che capisce di calcio. Quando si allestisce una squadra, bisogna farlo anche con questo. Non è che tu vendi Tonali, vabbè, abbiamo venduto Tonali, prendiamo tre giocatori a 20 milioni. Non è questo il modo. Tu vendi Tonali, hai venduto Kessié, hai venduto Calhanoglu. Tu la squadra non l'hai rimessa a posto nei ruoli. Ragazzi, ma chi vuole parlare di calcio deve venire qui, me lo deve venire a dire qua sotto. Nessuno sta andando contro il mister, contro i giocatori. Io sto semplicemente facendo una disamina a livello societario. A me piace come presidente Cardinale, ragazzi, a me piace. Perché è un visionario, è uno che vuole fare, è uno che gli piace fare, è uno che vuole vincere. Ragazzi, lui ha detto ripetutamente due o tre volte che vuole vincere la Champions League. Cardinale, ma qua, cioè, tu forse non hai capito che non stai in America, amico mio, che fai il business e vinci. Qua non vinci una pippa. Qua se non compri i giocatori forti non vinci nulla. Non mi fate gli esempi del Paris Saint-Germain, del Chelsea che acquista, acquista, acquista. Sono casi diversi, anche lì c'è gente che non capisce niente di calcio. Al Chelsea chi è che compra i giocatori, ragazzi? Compra tutti i ragazzini futuribili, anche loro rivendibili. Ma Cardinale, ma qua non stai in America, ripeto, che business va bene tutto, va bene tutto, va bene tutto. Vuoi fare lo stadio? Noi ti ringrazieremo, ti stai impegnando per fare lo stadio a Milano. Ma chi oltre Berlusconi poteva immaginare di fare una cosa del genere? Quindi noi ti ringraziamo, Noi siamo contenti della tua presidenza, ma in società, a livello di campo, devi mettere gente che capisce, gente italiana, italiana, ragazzi, per vincere il campionato in Italia, per avere le amicizie in Italia. Ragazzi, vediamo Marotta anche nelle sedi, nell'AIA, nella FIGC, nella Lega, a livello europeo. Ragazzi, se non sei ben voluto, se non sei ben visto, al Milan non ci conosce nessuno a livello europeo. Ovviamente nelle sedi opportune, no? Nelle sedi. Noi non siamo amici di nessuno. Furlani non è amico di Gravina, non è amico di nessuno. Ragazzi, queste cose nel lungo, non nella partita singola che tu lì o sei forte, vinci o non vinci. Nel lungo fa la differenza. Noi siamo deboli a livello di immagine. Ma noi, guardate, ragazzi, questo stiamo, noi non possiamo essere deboli. Appunto io faccio una disamina un po' negativa sulla società, perché a noi ci servono uomini in società che uniscono anche a livello di campo forti, uomini che contano. Ragazzi, sono direttori sportivi fortissimi. In Italia contano questi, ragazzi, in Italia contano questi. Poi ci lamentiamo degli arbitraggi. Ragazzi, è tutto un cerchio.
Bisogna fare attenzione, ragazzi, non andiamo contro la Sud. Ragazzi, scusate, mi attacco a quello a cui stavo finendo nel video di prima, mi si è stoppato il video, non so perché. Comunque, ragazzi, non andiamo contro la Sud, anzi, siamogli dietro, perché loro fanno questi comunicati per tenere sveglia la situazione, ragazzi, sveglia la situazione a livello societario di moneta. Chiudiamo perché ci sarebbero tantissime cose da dire, ragazzi, parlare della partita, il campionato è finito, formazione, non serve più a niente, ragazzi. Qui devono solo farci chiarezza, deve solo venire qualcuno a parlare anche con noi tifosi, ragazzi. Abbiamo bisogno di un confronto anche a livello societario. Troppe teste in società, ragazzi, non portano nulla. Ci sono direttori sportivi liberi o non liberi di andare a prendere vari Sartori. Lo stesso Sabatini, ragazzi, che è un folle. Ma comunque, pur non soffermandoci bene sui nomi, perché poi diventa soggettivo a chi piace e chi non piace, ragazzi, vincere in Italia è questo. Vincere in Italia è questo. E essere importanti anche nelle sedi importanti. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. Vi mando un grosso abbraccio. Sempre, forza. Milan, vamos.